Angela Carter, dalla bottega dei giocattoli, The Magic Toy Shop, 1967, capitolo primo. L'estate dei suoi 15 anni, Melanie scoprì di essere fatta di carne e sangue. Oh, America, la mia scoperta, la mia terra nuova! Si imbarcò in un viaggio incantato, esplorandosi tutta, risalendo per le sue catene montuose, penetrando la ricchezza umida delle sue valli segrete, quasi un Cortés della fisiologia, un Vasco de Gama o un Mungo Park. Per ore continuava a fissarsi nello specchio del guardaroba. Inseguiva col dito la struttura elegante della cassa toracica, dove il cuore palpitava sotto la pelle come un uccellino sotto una coperta, e tracciava la lunga linea dallo sterno all'ombelico, che era una caverna o una grotta misteriosa, e poi strofinava i palmi sull'accenno di ali che sembravano spuntarle sotto le costole, e poi ancora si rigirava, si abbracciava stretta, ridendo e facendo la ruota o la verticale, per la pura euforia che le metteva addosso scoprire la sua morbida sorpresa, ora che non era più una bambina.